Segue la propria coscienza, fa bene, ecco, Dio non lo condanna. Papa diceva questo, ma aveva presente, probabilmente non ha fatto la precisazione, che deve trattarsi di coscienza erronea, assolutamente invincibile, dove si sono fatte tutti i tentativi per rendersi conto di ciò che è bene, altrimenti possiamo concludere che Hitler e Stalin erano convinti di ciò che facevano e hanno fatto bene a farlo, e che Dio li salverà. Io non voglio dire che li condanni, ma neppure mi sento di dire che li salverà. È un giudizio che non possiamo dare noi. La questione è questa, l'unica questione, mi rendo conto che questa sera ho fatto un discorso un po' teorico, vi chiedo venia, bisognava farlo. E soprattutto non sono attrezzato da una lunga consuetudine a questi temi che abbiamo trattato, cioè il giudizio morale, l'uomo, che cos'è l'uomo, che cos'è il discorso morale, qual è l'idea di uomo che sceglie, che c'è sotto, come giudica, come funziona il desiderio di felicità. Avevo dimenticato di dire una cosa importante. Il desiderio di felicità non può essere colmato in questo mondo ed è un deficit strutturale che noi abbiamo dentro di noi. Qui Agostino l'ha espresso molto bene, c'è infatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Avevo dimenticato questo passaggio che è importante. La libertà, cos'è la libertà, quali sono i suoi limiti, qual è la sua forza, il rapporto alla verità, libertà, che è fondamentale oggi, che il Vangelo esprime con una riga che nessuno è riuscito a far saltare e che noi dovremmo meglio approfondire. La funzione delle passioni, la coscienza morale e la moralità degli atti umani. La conclusione pratica è che non si può dire onestamente la mia coscienza dice così. Sarà vero, ma ciascuno di noi deve educare la propria coscienza. Questo è il punto fondamentale che non dobbiamo dimenticare. Quando parliamo dell'educazione della coscienza, noi pensiamo ai bambini che vanno educati anche sul piano della coscienza, e pensiamo una cosa giusta che dovremmo fare ancora di più. Ma dobbiamo pensare all'educazione della coscienza dell'adulto, di ciascuno di noi, perché l'educazione della coscienza è un compito di tutta la vita, perché le circostanze mutano, anche noi mutiamo. Noi siamo cresciuti nell'esperienza, abbiamo acquisito una maturità professionale, intellettuale, umana e morale. Noi abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri qualche volta, non solo sul piano materiale, ma anche sul piano umano profondo dei consigli. In ogni caso, noi siamo influenzati dagli esempi degli altri, da quelli buoni e da quelli cattivi. E la parola di Dio, soprattutto il Nuovo Testamento, perché c'è l'Antico, fa problema, l'Antico è splendido, ha delle letture, ha delle pagine stupende, ma va letto con un certo criterio, altrimenti ti dirotta fuori meta. La parola di Dio del Nuovo Testamento ci deve insegnare. È interessante, con le lettere di Paolo c'è questo schema. Paolo dà il saluto, poi tratta argomenti che noi diremmo di fede, qualche volta partendo dai casi concreti in cui lui si è trovato o dalle questioni che gli hanno prospettato. E apre delle prospettive grandissime, ma non si ferma
mai a questo aspetto teorico, alla fine scende sempre alle ammonizioni pratiche, facendole scaturire dalla fede che prima ha illustrato o dai punti generali dell'esperienza cristiana. In questo senso il Nuovo Testamento, l'insegnamento di Gesù com'è, soprattutto nel Vangelo secondo Matteo, che è più attento a questi aspetti, o in quello secondo Giovanni che dà degli, non tanto insegnamenti singoli, ma degli sprazzi profondi, e nelle lettere di Paolo, lì abbiamo uno strumento per confrontare i giudizi della nostra coscienza. E poi c'è tutto l'insegnamento della Chiesa, la quale raccoglie come un fiume in piena l'esperienza di due millenni di cristianesimo. Certo, un fiume in piena trasporta molte cose e ci vuole anche un criterio per vedere cosa assumere o meno. Però anche questo è un elemento che serve a educare la nostra coscienza. La nostra coscienza educata si può allora confrontare con la legge morale e sarà l'argomento, se Dio vuole, della prossima volta. Io vi chiedo scusa per questa esposizione che non mi ha soddisfatto, ma ho intercettato tutti questi problemi che sono preliminari alle nostre scelte. Noi facciamo le nostre scelte, ma dietro di noi ci sono tutte queste precedenti scelte, cognizioni e inclinazioni che influiscono poi sui nostri singoli atti e ci danno anche un criterio per valutarli nel giudizio morale che ciascuno dà su se stesso. Adesso sarei molto grato a chi mi integra, mi fa capire, arricchisce quanto ho esposto in un modo schematico, ma spero sufficientemente completo. Ho tratto questi argomenti dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Voi sapete che questo Catechismo della Chiesa Cattolica ha tre edizioni. C'è l'edizione grande, più quel tomo spesso, che tratta tutto. Però Papa Benedetto, che era il principale responsabile del Catechismo della Chiesa Cattolica, perché lo volle Giovanni Paolo II, lo stese in una commissione di teologi e moralisti, lo rivide in una commissione di vescovi, ma il tocco finale venne dato dal Cardinale Ratzinger. Papa Benedetto si è reso conto che non tutti hanno il suo quoziente intellettuale, è ovvio. E allora ha detto: facciamo un catechismo della Chiesa Cattolica a compendio, domanda e risposta. Quelli di noi che sono più avanti negli anni hanno in testa il Pio X, il cosiddetto Pio X, che non era Pio X. Sapete, non l'ho detto, che non era Pio X. Era il vescovo di Mondovì, che fece il catechismo nel 1680, un bernardino che abitava lì, Pio X, è nato lì in via del Barco, dove ci sono i Barnabiti. Questo Barnabiti era professore di teologia all'università, divenne vescovo Michele Casati, divenne vescovo di Mondovì e fece il catechismo di Mondovì. Nel 1788, l'arcivescovo Cardinale Costa lo adottò per la diocesi di Torino, perché allora i preti facevano ognuno il suo catechismo, ce n'erano almeno tre o quattro. È più bello questo, è più bello quell'altro, è un po' caos. Il cardinale Costa, che era uomo di governo, ne pose uno e si sente quello. Quindi fu il Casati, divenne Casati Costa. Nel 1898
i vescovi dell'Italia settentrionale dissero che il catechismo di Torino era il migliore e lo adottarono per tutta l'Italia settentrionale. Il patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto, diventerà Pio X, lo adottò, lo trovò migliore di quelli che erano là, diventato Papa, lo impose a Roma e a tutta la provincia romana ecclesiastica e lo propose al mondo intero. Quindi è partito da Via Garibaldi, è andato a Mondovia, è tornato a Torino, è andato a Roma, e da Roma è andato nel mondo intero. E adesso è messo da parte, anche perché è un testo molto ben fatto, molto equilibrato, ma certo di livello alto. Io ricordo che da bambino, prima domanda, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore, Signore del cielo e della terra. E ricordo che dicevo, ma cosa vuol dire essere? Io non ho mai capito, da bambino non capivo cosa volesse dire l'essere. L'essere perfettissimo, creatore, Signore del cielo e della terra, non lo capivo ma lo immaginavo, perché c'erano le immagini del sussidiario del catechismo che ci facevano vedere, allora lo immaginavo. Ma essere non lo capivo assolutamente, l'ho capito quando ho fatto il liceo, prima era una parola ostrogota, quindi anche questo che ha tutto, come dire, tutti i segni dei tempi in cui è nato, un testo molto bello, prezioso, utile, ma certo oggi crea delle difficoltà. Allora Benedetto ha fatto fare questo convegno, domanda e risposta, fatto a caso, quali sono gli appellativi dello Spirito Santo? In cosa consiste la legge morale naturale? Poi c'è la risposta, anche che tocca questi problemi. Tuttavia, questo testo, ben fatto, sintetico, compendioso, è ancora un testo che richiede una preparazione. Allora, ha fatto fare da una commissione, curata soprattutto dall'arcivescovo di Vienna, ma anche da altri, UCAT, e qui siamo passati dal latino all'inglese, no? Il tuo catechismo, e ripete lo stesso insegnamento del compendio e del catechismo, lo stesso insegnamento della Chiesa di sempre, però muta completamente il linguaggio. Cerca un linguaggio che sia più adatto al gergo di oggi e al gergo giovanile. Ecco, UCAT italiano, per questo è pubblicato nelle diverse lingue. Vi segnalo questo senza avere la percentuale sui libri, si intende, no? Sulla vendita dei libri. Vi segnalo questo perché se volete avere un testo di riferimento, per una buona base teorica è catechismo quello grosso, per una sintesi operativa è il compendio, ma per un ripensamento almeno a livello linguistico, ma forse non solo linguistico, anche un po' di più, è UCAT viene incontro a queste esigenze. Ho finito la parola a voi e grazie dell'attenzione e della pazienza. Nel quale in quest'ambiente mi sono
stati indicati certi comportamenti. Di notte vi sono anche stati dati dei comandamenti, e avendo ricevuto dei comandamenti